Ben ritrovato con tanti di voi e benvenuti con la Gigi, praticamente la prima volta che viene a Montoro e la prima volta che viene praticamente alla nostra rassegna. Siamo qui questa mattina per presentare la 19ª edizione della nostra rassegna teatrale che abbiamo modificato, come gli storici diciamo hanno potuto vedere dal titolo della rassegna, abbiamo modificato qualcosina, siccome il cartellone ormai abbraccia buona parte dell'anno, quindi abbiamo un po' modificato il nostro titolo. Da quest'anno abbiamo deciso di adottare come titolo della nostra rassegna Festival regionale del teatro amatoriale Città di Montoro. Perché Città di Montoro è un omaggio praticamente da parte del centro sociale sindacale Salvatore Carratù, ma anche della nostra associazione Teatro Popolare Montorese, alla possibilità Città di Montoro. Non che il centro sociale avesse bisogno di fare questo passaggio, perché il centro sociale di Montoro, da quando è stato costituito e donato dalle organizzazioni sindacali CGL e CISL, si è sempre chiamato centro sociale di Montoro. Quindi diciamo che noi siamo stati un po' precursori di questa cosa. Almeno i sindacati sono stati precursori quando hanno donato la struttura, hanno donato a tutta la comunità di Montoro. Detto questo, io devo darvi quindi il benvenuto a nome dell'Associazione Teatro Popolare Montorese, di cui sono il presidente facente funzioni. Devo dare chiaramente il benvenuto anche a nome del nuovo comitato di gestione che vedete seduto qua insieme a noi, che è la prima volta che si trova, qualcuno no, in realtà, perché era dall'altra parte, perché faceva parte delle compagnie, questa è una cosa importantissima, oggi sta qua insieme a noi. Al presidente del centro sociale Ciro Rimandi, al sindaco di Montoro Mario Bianchino e poi il nostro direttore artistico, che pure vi siete sentiti sempre, Alfonso Pierita. Stanno arrivando, devo dire la verità, altre compagnie. Mi ha sorpreso che stamattina Alfonso, la prima cosa che mi ha detto, stanno arrivando i ragazzi della compagnia Associazione Culturale Mondo Musica, che vengono addirittura da Foggia, quindi è un ringraziamento. Poi quando arriveranno particolare lo dobbiamo a loro, perché pur di essere qua stamattina insieme a voi hanno deciso praticamente di sbarcarsi un bel po' di strada. Come vedete il nostro cartellone quest'anno si è arricchito ancora un altro pochino di spettacoli, ne abbiamo 32, quindi inizieremo domenica prossima doverosamente con domenica 23 novembre. Noi al centro sociale, sapete, ricordiamo sempre questa data, non perché praticamente il centro è nato praticamente a seguito della disgrazia, ma perché praticamente ha rappresentato una rinascita, se volete, non solo praticamente economica, ma anche culturale della nostra comunità. Quindi il 23 novembre per noi è una data significativa e chiuderemo un'altra data significativa, che è la festa praticamente del 2 giugno, e lo facciamo praticamente con due spettacoli su generis, diciamo così, perché sono una introduzione alla rassegna vera e propria, e sono organizzati praticamente dalla nostra associazione e in particolare dalla dottoressa che vedo adesso arrivare, Spaziano, che saluto, che è una componente anche della nostra associazione. Vedo che con lei siano arrivati anche gli amici di Foggia. No, non ancora. Ok, quindi dopo. Grazie Pietro, un caro saluto a tutti i presenti, un ringraziamento particolare a quanti hanno avuto sempre a cuore questa bellissima iniziativa che si ripropone anche quest'anno, migliorando sempre in ogni aspetto, in ogni particolare, non solo quello che è veramente organizzativo, ma anche il contenuto, la qualità di questa rassegna teatrale. Quindi un grazie sincero di tutto al centro sociale sindacale, al comitato di gestione, che vedo sempre più impegnato nella sua qualità. Un ringraziamento particolare mi sia consentito a Alfonso De Vito, che è un po' l'antesignano,
memoria storica, non solo, ma anche la conoscenza di tanto impegno profuso negli anni, perché questa rassegna potesse raggiungere quello che oggi oramai è un fatto conclamato nella vita della comunità. C'è un fatto strutturale, io dico sempre, tutto ciò che resta, tutto ciò che rimane, le varie iniziative che si pongono in essere, e ciò che alla fine viene non solamente accettato, gradito, recepito, ma si consolida per i suoi contenuti, si consolida per il gradimento, si consolida perché ha un elemento culturale forte, notevole, che può essere lasciato ai posti. Noi lo abbiamo tanti anni fa, sono intimamente contento, felice, vedetemi, che questa rassegna teatrale si perpetua nel tempo, che oramai ha un suo futuro, e io sono convinto che ci saranno altri che porteranno avanti questa bellissima iniziativa. Voglio ringraziare gli artisti, voglio ringraziare per tutti, che vedo presente, e che costruiscono l'anima di questa bellissima manifestazione, iniziativa che si ripropone al Centro Sociale del Sindaco. Solo una brevissima riflessione, poi vi chiedo scusa se devo lasciare questa bellissima assemblea, perché sono impegnato a Banzano, dove arriviamo un presidio sociale per l'assistenza psicologica, psicofisica ai mondolesi, a quanti ne fanno richiesta, perché è un fatto di grande importanza sul piano sociale. Volevo solo fare una riflessione, dire la rassegna teatrale che cosa è per il mondo, quindi lo dico dalla visione dell'amministrazione comunale, che unicamente alla mia persona ringrazia tutti coloro che sono protagonisti di questi impegni, quanti partecipano continuamente sul piano organizzativo, tutti quelli che abbiamo prima nominato, ma quanti partecipano come protagonisti, come attori, come compagnie. Un grazie particolare a quelli che vengono da fuori, che arricchiscono con i loro talenti questa bellissima rassegna. Perché la rassegna teatrale ormai è molto una realtà? Perché dal versante dell'amministrazione noi abbiamo sempre puntato sulla cultura come meta, come primo riferimento. La cultura rappresenta nella vita delle comunità il grande obiettivo, la grande meta che segna, che apre le strade per tutti gli altri impegni. Cioè tutte le altre azioni, dalle opere che si realizzano, da quello che può essere l'impegno settoriale di un assessorato, che può riguardare poi altre attività, sono contenuti in una visione generale, a un pensiero alto, nobile, che è quello della cultura. Se manca questo, ogni azione, benché interessante, che è quella contingenza, ha la sua validità, quindi non è destinata ad avere un futuro, ad avere un progresso, ad avere un recepimento avvertito dalla comunità. Questa rassegna teatrale, al contrario, ha proprio gli elementi che servono per la vita di una comunità. Non solo perché crea aggregazione, avvicina i giovani sul territorio, ha fatto in modo che nascessero e si consolidassero anche compagnie che fanno teatro, che poi insegna anche lo stile di vita di teatro, oltre a rappresentare la vicenda umana, ma costituisce nella comunità un qualche cosa che va oltre quello che è il tram-tram, il quotidiano, che purtroppo in una situazione difficile, in una situazione di crisi latente come quella che viviamo anche nella società, può condurre non solo all'abbandono e alla rinuncia, ma in alcuni casi, allorché ci sono cosiddetti sintomi di protagonismo, all'abbruttimento e non all'espressione bella, reale, più bella che noi cerchiamo, che noi dobbiamo sempre salutare come un fatto positivo della vita comune. Io credo che in questo la rassegna svolge un compito significativo e importante di livello culturale nobile, ma anche di livello sociale coinvolgente. Per questo noi siamo soddisfatti, ringraziamo quanti si impegnano, quanti si prodigano, e come amministrazione comunale auguriamo anche per quest'anno alla loro rassegna, a quanti l'hanno voluta, a quanti l'organizzano, a quanti danno l'anima perché possa vivere, a tutti i protagonisti, agli artisti che sono impegnati in questo tour che oramai ha un tempo abbastanza lungo, e questo è derivato proprio perché si è registrata una presenza maggiore, un coinvolgimento della comunità, anche attraverso il miglioramento dei livelli di accoglienza. Quindi un augurio sincero che possa dare tante gratificazioni intime a questi che partecipano, possa dare tante soddisfazioni alla comunità, perché si possa sempre meglio e di più avvicinare a
alla rassegna teatrale, possa portare sempre più in luce il buon nome di Montoro rispetto a questo fatto culturale significativo, e perché poi possa rimanere negli anni come un qualche cosa che non è un sogno. Ora, guardate, anche i sogni sappiamo tutti che quando contengono elementi che sono legati a un sentimento profondo diventano realtà, credendoci veramente e percorrendo quelle azioni li possono liberare. Credo che ci siamo quasi riusciti. Quasi riusciti, quasi lo lascio non per una forma di riduzione di quello che era la portata culturale, ma lascio perché noi siamo un po' ambiziosi tutti quanti, ma non come protagonisti personali, per un progetto che vogliamo avere. Mettiamocela tutta, anche l'ambizione, un grande progetto. Quello di fare Montoro riferimento in ambito non solo regionale, di tante bellezze che abbiamo, di tante attrattività che abbiamo, oltre a quelle storiche, paesaggistiche, naturali, quelle dell'arte, del teatro. Noi lunedì riceveremo già un ulteriore riconoscimento, grazie all'impegno che stiamo approfondendo per il sollievo psicofisico del cittadino. Oggi abbiamo un presidio sociale, lunedì pomeriggio ci sarà in questa sala una riunione di livello regionale da parte dell'Ordine degli Psicologi, e abbiamo avuto già la comunicazione ufficiale che il Comune di Montoro è insignito del riconoscimento di città del benessere psicofisico. Ora io voglio dire che in prospettiva l'auguro che Montoro possa essere anche per questa vostra meritoria iniziativa considerata la città attrattiva dove il teatro, cioè quello che rappresenta la ricerca umana, quindi la comprensione, perché questa è la parte più bella che mi piace sempre considerare attraverso il teatro, la comprensione dal punto di vista umano delle difficoltà degli altri. Quindi grazie a voi per tutto questo e soprattutto perché egregiamente vi insegnate, come già lo fate, nell'affermare non solo in ambito locale, ma il nome del nostro comune di Montoro. Auguri ancora. Quasi sempre presente ai nostri spettacoli, forse dobbiamo dargli un premio per questo, perché è uno dei pochi amministratori che abbiamo sempre visto alla nostra rassegna della socio fondatore della nostra associazione, quindi tutto, voglio dire, la sua sensibilità su questa è importante. Bene, l'avevo scavalcato, ma tutto per dare la possibilità al sindaco di raggiungere Banzano, a cui tocca non solo dare il 200, ma spiegare anche un po' il senso. Il sindaco ha già fatto un po' di voce, probabilmente anche lui per dire. Intanto grazie e benvenuti a tutti. La scelta di non fare questa conferenza al centro sociale anche in accordo con il comitato perché abbiamo una bella struttura comunale che si presta a questo tipo di cose, anche per far conoscere a chi viene da fuori la nostra realtà e la nostra casa. Quindi solo semplicemente per questo non siamo al centro sociale, che è, diciamo, il fulcro, l'oggetto della discussione, in quanto casa che ospita questa rassegna da 19 anni. Io dico che grazie a chi da 19 anni continua a fare questo, nonostante le tantissime difficoltà che ci sono state in questi anni per il centro sociale. Si regge sulla volontarietà di tanti di noi, questa volta tocca a questo comitato, prima è toccato a un altro comitato, ma sempre su base volontaria, a portare avanti e superare delle difficoltà che vanno dall'apertura alla pulizia, alla gestione semplice quotidiana delle attività, facendolo nella maggior parte dei casi in modo volontario. Quindi un applauso a chi l'ha fatto per tanti anni, da parte mia, da parte del comitato, e molti sono seduti a questo tavolo, Pietro, Alfonso, prima è stato anche il vice presidente di questo comitato. Quindi noi invitiamo questa manifestazione. Il nostro compito oggi è quello di accogliere, soprattutto perché io ho letto poco il programma, oltre ad avere il piacere di vedere, scusate il campanilismo, tre compagnie di Montoro che si esibiscono, l'Oratorio di Meduro, i ragazzi di Don Michele e il Sorriso di Borgo, questo diciamo che è la parte della signora Spaziale di compagnie teatrali. La signora è un'artista famosissima a Montoro, dove, e quindi
un'altra compagnia sta nascendo proprio all'interno del centro sociale. Questo ci fa ben sperare per il futuro del teatro a Moldoro. E dicevo, siccome vedo che tante compagnie vengono da fuori, da Napoli, addirittura da fuori regione, da Foggia, oggi il compito che ha il comitato di gestione è quello di accogliere nel migliore dei modi chi viene da fuori. Sicuramente non lo so se ci riusciamo quest'anno per il freddo, perché non ci sono i riscaldamenti, per una questione che ripetiamo da quando la scuola è andata via, è stato tagliato in modo netto il riscaldamento e da allora non è stato più fatto. Il nostro impegno va in questo senso. Stiamo lavorando da quando ci siamo insediati a far sì che il centro sociale diventi aperto a tutti, perché quella è la funzione che deve riprendere e probabilmente diciamo in questi anni era un po' scemata. Allora deve diventare, per noi il centro sociale deve essere aperto a ogni tipo di iniziativa. Siamo soddisfatti di questo primo periodo che ci vede impegnati, perché molte delle iniziative, non ultimo quella delle associazioni commerciali, si è svolta all'interno del centro sociale, quindi vuol dire che il messaggio che stiamo facendo veicolare è un messaggio che sta venendo capito dai cittadini. Oggi l'altro messaggio che ci compete, forse non è questa la platea, ma il compito nostro è quello di promuovere questa rassegna. La dobbiamo promuovere perché è giusto che chi si, dopo tanti sacrifici, si esibisce su un palcoscenico, vincendo anche perché il teatro, oltre ad essere sotto il suo scopo sociale, fa vincere anche molte paure. Gerardo mi diceva che molti ragazzi del Sorriso di Borgo non hanno più problemi a scuola, riescono a studiare anche meglio, quindi si vince anche a livello psicologico con la difficoltà, quindi è anche un modo per far sì che i ragazzi vincano quelle proprie resistenze interiori e interne, confrontandosi anche con la platea. Io mi riterrei soddisfatto se a ogni rappresentazione, non dico che la sala fosse piena, però nel 60-70% dei posti occupati. Questo è l'impegno che mi assumo personalmente e credo di farlo a nome del Comitato, che è quello di promuovere questa, in ogni modo, in ogni forma, questa iniziativa. E lo chiedo ai miei amici di Moldoro, che sono qui in sala, di farlo altrettanto, perché il Comitato gestisce, però non è solo il Comitato, che il centro sociale non è del Comitato, è della comunità. Quindi noi dobbiamo fare bella figura tutti, non è il Comitato che fa bella figura o gli attori che si esibiscono. La bella figura la fa la comunità, che riesce ad accogliere nel migliore dei modi chi viene da fuori. Ed è questa quella coesione sociale che noi abbiamo sempre ricercato e continueremo a farlo nell'arco anche di questa insegna di andare. Grazie e benvenuti e buon lavoro a tutti. Ha parlato per tutti quanti noi, il Presidente, che ci rappresenta decisamente dall'altra parte. Allora, l'anima l'ha detto il Sindaco, l'ha sottolineato il Presidente, io ormai lo affianco da 19 anni, lo so meglio di tanti, i suoi sforzi, il suo impegno, il suo amore, perché questo è il suo amore per il teatro, ha fatto sì che da una piccola cosa oggi ci ritroviamo con un qualcosa che ci è invidiato da tutte le comunità che sono nel circondario. Siamo diventati, e lo dico con orgoglio, punto di riferimento del teatro amatoriale, non solo nella provincia di Avellino ma della regione. Attorno a noi sono nate, c'è anche il Presidente, tante compagnie, ce ne auguriamo tanto ne nascano ancora. Siamo praticamente cresciuti con il tempo pian piano e questo ha fatto sì che noi avessimo praticamente la forza di arrivare fin qui. 19 edizioni non sono poche, un cartellone così grande non è una piccola cosa, non ce l'hanno spesso neanche le grandi città. Questo è da sottolineare come dato. Il Presidente diceva un'altra cosa importante, mi auguro che la comunità sia sempre più partecipe agli spettacoli che vengono proposti nel cartellone. Alfonso ha lavorato anche questa volta un paio di mesi per mettere su il cartellone.
qualcuno degli storici è rimasto fuori, però perché si è capitato che qualcun altro proponeva la stessa commedia, come sempre abbiamo detto a chi praticamente non è in questo cartellone quest'anno, ci rivediamo l'anno prossimo, quindi penso che il lavoro che è venuto fuori sia un lavoro ancora una volta di grande eccellenza e di questo io a nome di tutti quanti noi do atto ad Alfonso. Le parole sono sempre, lascio sempre il, diciamo, il tempo che trovano. Io invece penso che l'azione di Alfonso per questa comunità sia un'azione concreta che nessuno né oggi né mai in futuro potrà riconoscere. Quindi grazie di cuore Alfonso e come sempre, come da 19 anni a questa parte, a te presentare il cartellone. Grazie. Con pietà perché veramente c'è bisogno, il teatro vuol dire, ha bisogno anche di essere, soprattutto quelli che facciamo noi, un teatro vuol dire amatoriale. Molte volte si sottovaluta questo termine, che è l'amatorialità. L'amatorialità è una grande forza che la società sprigiona per, non solo nel campo del teatro, ma anche negli altri campi dell'arte, per far sì che la società matura e progredisce. Quindi noi siamo veramente attaccati a questo modo di concepire la manifestazione. Io vi ringrazio ancora una volta di essere puntuali e precisi e aver aderito agli inviti che abbiamo fatto, perché quest'anno la nostra manifestazione rappresenta anche un po' di innovazione, come diceva giustamente il Presidente. Abbiamo un logo innanzitutto, in questo logo noi riusciamo a capire che vogliamo tramandare un messaggio, cioè un bambino che viene portato a teatro dal genitore. Diciamo, questo qui me l'ha costruito mio figlio, perché mio figlio praticamente da quando avevo 5 anni io ho iniziato a fare questa cosa. Adesso, come vedete, sono un po' vecchio, però dobbiamo cercare di portare i giovani a teatro, questo è il problema. Prendendo gli amici, perché noi abbiamo questa difficoltà, c'è un distacco notevole da parte di grande fascia della popolazione da quelli che sono i valori positivi, e i valori positivi li troviamo soprattutto nell'arte. Edoardo diceva, lo sforzo di disperato dell'uomo per dare qualsiasi significato alla vita è teatro. Quindi tutto quello che noi facciamo tutti i giorni, tutto questo, tre enormi iniziative sono il teatro. E questo noi dobbiamo cercare di portare all'interno di una struttura, non è un teatro quello è un centro sociale sindacale. Quindi ecco questo connubio che vi prego mai di non sottovalutare, perché da qui nascono, come vedete, la nostra manifestazione è abbinata anche agli assessorati, cultura e servizi sociali. Cioè, come vedete, noi non tralasciamo mai l'aspetto sociale della vicenda, non abbiamo voluto fare entrare, non abbiamo voluto mettere in evidenza le capacità, le professionalità, il professionismo, anche se c'è grande professionismo da parte di tutte le compagnie che partecipano, però vogliamo che sia un momento di libera espressione all'interno della manifestazione, perché riteniamo che attraverso queste iniziative possano, diciamo così, costruirsi, e la realtà lo dimostra, tante altre cose che crescono insieme alla nostra rassegna. Si parlava delle compagnie locali, stamattina ha raggiunto un giovane di San Michele di Serino che sta qui, grazie di essere venuto appositamente da Roma, perché dice: ma come è possibile, io non sono riuscito a stare all'interno della manifestazione, vorrei esserci. C'è un lavoro di addirittura Italia Fuoco da presentare, una parodia del mistero buffo di Italia Fuoco resa in dialetto napoletano. Quindi per dire come ogni giorno mi arrivano messaggi di un tessuto culturale, di una società alla base della quale c'è una grande partecipazione. Io certe volte mi domando tra me, ma cosa sarebbe se non ci fossero queste associazioni, se non ci fossero questi oratori, se non ci fossero queste compagnie? Che realtà sociale avremmo? La realtà ulteriormente degradata.
è lasciata all'abbandono. Quindi ecco perché noi nella regione Campania non c'è nessuno che prenda a cuore questa cosa, a chi ti rivolge, ti rivolge, ti fanno tutti una cipollata di spazio. Questo è il fatto grave a cui noi bisogna che si ponga rimedio, perché così è come per il teatro, così è come per le altre associazioni giovanili, le altre associazioni culturali, sportive, quantunque, quando si voglia aggiungere, noi lasciamo le migliori risorse della società e lasciamo ai margini, non le valorizziamo e facciamo in modo che le nostre realtà si impoveriscono sempre di più, evitando quindi che un progresso che deve esserci e che ci può essere, perché noi abbiamo la forza e la capacità di farlo. Ecco, io in questo contesto costruisco la manifestazione. Ringrazio soprattutto quelli che per la prima volta vengono a questa manifestazione. Sono ancora in viaggio, purtroppo, gli amici di Foggia mi hanno chiamato, stavano ancora ad Avellino, speriamo che riescano a raggiungerci. Hanno fatto più di 200 chilometri, riparato solo per il fatto di essere qua. Cioè, sembra un fatto banale, cioè, uno non ci riflette, però ci siamo incontrati dall'anno scorso con questi amici. L'anno scorso è stato così. Loro vogliono portare miseria e nobiltà dentro i pugliesi. Pensate, cioè, quanto è grande la nostra cultura, la nostra regione, e ci dobbiamo far ascoltare. Come noi abbiamo concepito una rappresentazione di miseria e nobiltà, naturalmente con il dialetto della nostra realtà, è un'esperienza, un esperimento, un fatto anche, cioè, di laboratorio. E a questo voglio subito agganciare, che io voglio bandire le chiacchiere, voglio far parlare soprattutto voi stamattina. Noi iniziamo questa nostra rassegna, iniziamo e la chiudiamo, perché la nostra delegata in associo con loro, maestra Livia Spaziano, a cui abbiamo conferito la delega di rappresentarci in ambito, voglio dire, non solo locale, ma anche in ambito regionale, abbiamo voluto che lei aprisse e chiudesse questa nostra manifestazione con due originali iniziative, due che forse non, diciamo, sono classiche per la rassegna, però voglio dare anche, diciamo così, un futuro, una prospettiva a quello che deve essere, diciamo così, il nostro impegno. Per quanto riguarda il 23 novembre, quindi il primo spettacolo, noi facciamo, e poi adesso ve lo spiegherà lei, una storia della città di Napoli nei secoli, questa sirena danzatora, se c'è qualcuno non ha capito cosa significasse, comunque lei ci porterà sinteticamente, ma comunque dobbiamo far capire che questo è uno spettacolo culturale, è uno spettacolo in cui si vanno ad approfondire. Io sono convintissimo che al termine dello spettacolo molti di voi apprenderanno cose che non sanno, anche se hanno studiato e sono laureati. Quindi è un fatto di arricchimento che noi dobbiamo avere attraverso la partecipazione. E quindi poi abbiamo detto del miseria e nobiltà degli amici di Foggia, di Stornavella, in provincia di Foggia, e poi c'è subito un lieto ritorno. Noi siamo partiti nel 95, nel 96, con una compagnia instabile, si chiamava, figurate, una compagnia instabile di bellissimi, non vedo Alvaro Vindolo qui stamattina, però adesso è una stabile, questa è una compagnia stabile, quelli sono andati a fare anche delle belle rassegne, hanno partecipato a tanti eventi, si sono affermati nella regione, hanno chiesto loro a noi, vedete, queste sono le migliori soddisfazioni, ma perché non ci invitate più? Perché giustamente, essendo un po' elevati il loro livello, voglio dire, automaticamente c'è quel distacco, perché si perde la materialità, c'è il professionismo, e quindi noi, lo sapete, non abbiamo la possibilità, non è che vogliamo, abbiamo la possibilità, perché non ci assistono gli enti e le istituzioni, perché le parole sono un conto, i fatti sono altri. Allora noi dobbiamo garantirvi un minimo, voglio dire, un poco di spese che avete, il rimborso del trasporto delle scene, delle altre arredi, un piccolo ristoro, queste cose qua, il contributo che diamo. Però questi hanno sentito, però il bisogno di dire, guardate, noi vogliamo dire un'altra volta, perché è vero che noi ci siamo affermati nella regionale, però noi siamo partiti da qua, quindi vogliamo tornare un'altra volta a rappresentare, e portano una commedia di Eduardo De Filippo che non è stata mai rappresentata. Cioè, Lucia con le gambe lui, non se ne trovano, perché si è andato a vedere anche in cimitero e cassette, non trovate nessuna rappresentazione di questa. Quindi, come vedete, c'è uno sforzo anche culturale,
artistico di voler arricchire la nostra manifestazione. Poi abbiamo gli amici di San Giorgio, e io vi voglio veramente ringraziare perché sono delle persone simpaticissime che portano questo bello, onesto, illibato circa vitro del scopo patrimonio, il giovane che è nato e torna a Iula, che si mettono a fare queste belle presentazioni. Poi abbiamo un'altra compagnia che io considero locale, stamattina qui è molto numerosa la loro partecipazione, i Canti di Salute, che noi abbiamo fatto già due spettacoli per preparare un po' questa nostra, per sollecitare diciamo così, il pubblico interessarsi alle nostre iniziative. Abbiamo fatto il 18 19 ottobre due iniziative, tra cui quella dei Canti con Filomena Martorà e l'oratorio di Preduro, che ha rappresentato un'altra opera in fuori. Quindi loro vengono il 27 dicembre con Natale in casa Cupiello, e poi c'è Rosario Patrizio Ramolo, che veramente è da apprezzare. Lui per tanti anni ci ha inseguito, ma per quale motivo non possiamo venire? Poi finalmente si è fermato e fa un'opera molto importante, che mette in confronto, voi sapete in questi tempi, questi problemi che abbiamo con l'Oriente, con la tradizione della cultura musulmana, fa un'opera nella quale si confrontano queste due culture, la nostra occidentale e la musulmana, quindi con Burqa, quindi porta avanti anche una cosa molto molto impegnativa. E io lo ringrazio per questa cosa. Poi abbiamo altre innovazioni, apici sicuramente, con la veramente la simpaticissima Presidente che mi veramente incoraggia, che ogni volta che ci sentiamo mi dà veramente lo spirito di continuare. E poi c'è una compagnia nuova di Sperone, in provincia di Gozzato, di un funzionario amico di Michele dell'Inps, quindi che fa un cerfarietto. Poi abbiamo ancora gli amici di Cosa, gli amici di Cesinale, poi abbiamo Massa di Somma, le Meteore. Questa anche l'anno scorso doveva venire, non fu possibile riuscire a combinare la rappresentazione, adesso vengono con Arezzo 29 in 3.000. Quindi ci sono varie, oltre ai quei gruppi locali che vi abbiamo già parlato, c'è la compagnia di Salsi in Pina Salsuma, c'è la Provo in scena di Sant'Egidio Montalbano. Io ringrazio la signora Serra, mi pare che perché veramente si è messa a disposizione. Noi cerchiamo, qui ci sarà un piccolo spostamento, vi voglio annunciare, perché gli amici dell'oratorio di Preduri sono messi gentilmente a disposizione della signora per spostarsi l'ora 12 aprile e l'oratorio, cioè 12 aprile, e la compagnia di Prologhi in Scena va al 29 marzo. Quindi ci sarà questa inversione nel calendario, poi sentiremo, perché anche questo significa fare cultura, da capire le esigenze degli altri, in futuro siamo noi di Castel San Giorgio, che voi già conoscete perché sono dei ragazzi che stanno molto crescendo attraverso il teatro e si sono facendo valere in tante parti della regione. E poi abbiamo il sorriso di Borgo, che il nostro, diciamo così, insieme all'oratorio di Preture e ai ragazzi di Don Michele, sono più del bocchiere della nostra realtà comunale, quindi si impegnano in opere dei grandi di Filippo come Calanduro. Queste veramente sono ragazzi di 15-16 anni che veramente stanno destando molto molto interesse. Poi abbiamo gli amici di Giunce, e infine chiuderà un'altra volta la storia Mestre Spaziale con una manifestazione di carattere patriottico per cercare di onorare degnamente la festa della Repubblica, che a Montorio avevamo preso anche qui questa abitudine di fare delle iniziative per la festa della Repubblica. Poi si è persa nel tempo questa tradizione, adesso la vogliamo rimediare e vogliamo andare poi a concludere il nostro cartellone proprio nel chiosco del comune, quindi 2 giugno, siamo in estate ormai, quindi per poter fare questa organizzazione, alla quale la maestra insieme ad altri artisti ci farà rivivere le fasi risorgimentali. Qui ci sta il nostro Michele Pironi, i tanti patrioti della nostra regione che hanno attraverso i quali sono poi passate risorgimentali anche la nostra patria, la nostra Italia.
e poi anche la parte più moderna, diciamo, della rete. Via Tarrovolte, concludendo, ringraziandola ancora una volta, vorrei proprio chiamare la dottoressa Spaziano, in modo molto sintetico, i tempi che abbiamo, di poterci brevemente illustrare queste due iniziative che noi proponiamo nell'ambito del cartellone, per dare anche lei un saluto ai partecipanti di questa nostra presentazione. Perché poi ci darò per qualche minuto la parola all'artista napoletano che mi accompagnerà nello spettacolo del 23 dicembre. Il 23 novembre, Allora, rapidamente mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente riguardo al riscaldamento nel centro sociale di Merno e di questo postale di testimonianza 9 dicembre del 2012. Ci fu una serata in cui intervenne, dopo 40 anni, è vero, dalla venuta di Nino Taranto nel periodo di Montoro, il nipote Corrado e figlio di Carlo, fratello di Nino. E in quello... dell'Oratorio di Futuro, un'associazione che si occupa di sociale a 360 gradi e fa tutto e di più in ambito sociale, dal favorire i meno abbienti anche a livello di sostentamento scolastico con ripetizioni gratuite, fino all'organizzazione di eventi di grande rilievo, non l'ultima la festa della castagna che avete potuto, per chi ha avuto la fortuna di assistere, è stato un grande evento. A me piace ricordare come siamo nati. Siamo nati per gioco all'interno dell'oratorio facendo le battutine di Federico Salvatore, con Antonio Pelletti, appunto, ci scambiavamo questi due personaggi. Arriva la telefonata di Alfonso al presidente, dice: c'ho un buco nella rassegna teatrale, volete improvvisare qualcosa? Ma non siamo all'altezza, non è il caso, non vogliamo, sta di fatto, c'è stata piena, applausi al cascato, fu un grande successo, ci va, forse siamo capaci. E da allora devo dire che sono 5 anni che immancabilmente pressiamo Alfonso affinché ci inserisca nella manifestazione. Siamo riusciti a convogliare quasi 30 persone, tutto lo staff, a partire dai 15 ai 50 anni. Siamo di ogni età e ci divertiamo semplicemente, questo è il nostro segreto. Vi racconto il nostro motto sotto le scale del centro sociale: se ci divertiamo noi, si divertono tutti. Questo è il nostro grido di battaglia. Per quanto riguarda il nostro excursus teatrale, posso dire che tentiamo di raccontare uno spaccato sociale diverso in ogni singola rappresentazione. A partire dalla miseria e dall'inventiva di Totò, in Miseria e Nobiltà, passando per lo Scaffalietto che abbiamo presentato 2 o 3 anni fa, l'ultima è Fuori Medica, nella quale viene rappresentato con ilarità un grave problema che è rappresentato da chi si trova a dover far fronte ai problemi che rappresentano una famiglia, una persona diversamente abile, e che molte volte diventa un ostacolo. In quella rappresentazione rappresentava un ostacolo al godimento dell'eredità della madre. Come dobbiamo fare? Lo mettiamo in clinica, perdiamo l'eredità, non lo mettiamo in clinica, chi se lo tiene? Quindi abbiamo voluto raccontare simpaticamente un problema che penso affligga molte famiglie. Quest'anno raccontiamo cose da pazzi,
abbiamo messo insieme vari pezzi di Vincenzo Salemme che rappresenta in varie commedie e cerchiamo di mettere a nudo la moralità e l'orgoglio anche di una persona integerrima, quale è sicuramente, non a caso, cioè Michele, un funzionario dell'Inps che si trova di fronte a una persona che chiede l'invalidità perché è caduto il comunismo. Non gliela concede perché evidentemente uno che si ritiene invalido perché è caduto il comunismo non è pensionabile, e questo soggetto per ripicca fa cadere i principi morali di quella persona che non gli aveva concessa l'invalidità civile, e alla fine lo mette di fronte al caso concreto che solo per un caso erano caduti i suoi ideali e non quelli dell'ispettore, facendo cadere gli ideali dell'ispettore. Spero ci vogliate onorare la vostra presenza come noi cerchiamo di onorare ogni compagnia che viene ad esibirsi a Montoro, tra l'altro notevole perché hanno messo a disposizione anche del centro sociale delle attrezzature, delle scene, quindi noi vogliamo ringraziare per questa loro capacità di essere così generosi nei confronti dell'associazionismo, oltre che al teatro fanno tante di quelle altre iniziative, quindi sono consolidati tanti anni, sono ormai degli anni che stanno loro sulla scena e hanno varcato i palcoscenici anche di altre città della nostra regione. Quest'anno presentano un'altra opera di Richiello, mi pare, si chiama Sempre sia clonato. Vediamo un po' forse. L'autore napoletano Daniele Richiello. Già qualche anno fa abbiamo portato in scena il primo capitolo, Dio c'è ma non si vede, e abbiamo avuto anche i complimenti dello stesso autore. Speriamo quest'anno di fare lo stesso, di non deludere lui e di non deludere voi. Vi aspettiamo. Intanto ringrazio voi per questa vostra pazienza, soprattutto al telefono, per ricevere tutti i cambiamenti eccetera, e comunque siamo qui a partecipare con voi questa bella rassegna, sicuramente bellissima. Portiamo Miseria e Umiltà, sicuramente l'avete già vista, noi la portiamo purtroppo con una piccola differenza, non è in dialetto napoletano ma è in dialetto pugliese, cioè del posto, perché è un paese piccolissimo, cioè 5.000 abitanti, non c'era nulla e io volevo portare un po' di teatro, però siamo tutti non attori. Siamo attori professionisti, non abbiamo fatto corsi, siamo persone di strada che si sono messe a fare teatro così, per divertirsi. Tanto è vero che il signor Peppino Lasalba è uno degli attori che fa parte di questo spettacolo. L'abbiamo un po' modificato, abbiamo messo dei pezzi di dottore, c'è stata qualche modifica al copione e poi è tutto, tra virgolette, quasi improvvisato. Cioè c'è il copione, ma è improvvisato. Ci parli un po' del teatro madurale dalle vostre zone, come si fa? Guardi, a Stornarella si è fatto ben poco, cioè si fa più musica, cultura di tipo agricoltura, quindi si lavora molto nelle terre, non è che non fanno nulla, perché io non sono nel paese di Stornarella, io vengo da Taranto, ho studiato da scenografo, sono stato a Bari e poi mi sono fermato per l'amore, sono andato a Stornarella, vivo lì, lavoro nell'azienda di famiglia, facciamo prodotti secchi alimentari, quindi facciamo tutta la scorta, io questa volta devo ringraziare per la vostra per essere venuti qui, innanzitutto devo ringraziare il signore Bene. Sì, perché ha conosciuto di riempire la sala. Il 30 novembre loro saranno la seconda domenica, ringraziamo Nicola veramente perché ci ha messo in contatto con questa bellissima realtà. Gerardo De Girolamo a chiudere proprio. E anche ci ha avuto un altro gravoso compito da parte dell'amministrazione comunale, quello di riprendere un po'.
pomeriggio un'altra struttura bellissima come questa del convento di Salerno a Borgo. Quanti voi, oggi uno mi sento orgoglioso di essere mondovese. A volte siamo tanti distrattati, pure noi stessi di Mondoro cerchiamo di distruggerci tra noi. Oggi invece vedo tanta bella gente, soprattutto da fuori, e soprattutto perché delle persone qua presenti riescono da 19 anni a portare avanti una rassegna teatrale, che è una cosa secondo me difficilissima, e che porta il nome di Mondoro giustamente a far conoscere Mondoro in altri posti della regione e da stamattina anche fuori regione. Al di là di questa piccola cosa qua, io voglio ringraziare pubblicamente Alfonso De Vita, perché è anche merito suo se la compagnia di cui sono il presidente, il Sorriso di Borgo, è nata. La mia è una compagnia un attimino particolare, la verità, perché qua si parla di giovani, tutti quanti vedo una persona giovanissima qua, mi fa piacere, il più anziano tra virgolette della mia compagnia teatrale, cioè 15 anni, e sono 8 anni che facciamo teatro, anche come dicono gli altri con buoni risultati, partecipiamo a rassegne teatrali in tutta la regione, sponsorizzati quando abbiamo la raccomandazione del grande Alfonso De Vita, quindi riusciamo ad inserirci, anzi se qualcuno organizza qualche manifestazione e ci vuole invitare, noi parteciperemo a tutte le manifestazioni. Al di là non voglio dire quando noi ci uomo di Edoardo, noi adesso invece stiamo portando il futuro simile di Scarpa. Vi aspetto un attimo, ci vediamo qualche cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti, soprattutto a chi è venuto da lontano, agli amici proprio, a tutti quanti gli altri. Quindi, se dopo qualcuno oltre loro vuole andare a